Eccessivo, volgare. Non so se l'avrei fatto. Queste sono le parole con cui descriviamo questa puntata. Ciao Piazza, come stai? Come va? Piazza Salve, sta bene. sta in regia. Lucia? Ah, tutto bene. Bene, bene. Hai espresso allora più di tre parole. Allora, no, cosa hai detto? Vabbè, bene. Vabbè, mettiamo la sigla e poi parliamo dell'argomento di oggi. Tutti ragazzi, bentornati in questa nuova puntata spumeggiante di The Boring Podcast. Cos'è per Lolo? Lunedì? Lolo? Loro? Lunedì? È lunedì, credo, o venerdì? Non voglio rifare il calcolo, secondo me è venerdì comunque. Non lo so, buona settimana o buon fine settimana? No, è lunedì, è lunedì, è lunedì. Infatti, te l'avevo detto, è lunedì prossimo. Eh sì, questo è oggi è lunedì 22 22, maggio. 22 maggio, ma noi speriamo di aver finito questo tour di verifiche e ci potremmo rilassare come piace alla generazione Z, ma anche a due generazioni da ormai giocando ai videogiochi. Videogiochi. Che collegamento ho fatto? L'argomento. Vai, Piazza, cosa stavi dicendo? La settimana non avremo mai finito col tour di verifiche. Siamo ancora dentro come. Speriamo. Boh, non lo so, ragazzi. Sì, speriamo. Speriamo che abbiamo di avere finito. Secondo me non avremo finito. No. Dici? Alcune vanno fino al 7 di giugno, figurati. Quelli sono. Non sono verifiche, mi sa. Quelli Vabbè. sono consegne. Vabbè, vabbè, vabbè. Questa puntata è per te, Lucia. Questa puntata ce lo stavate chiedendo. Non è vero. Ma io. Chi? Ho abbassato un pochettino il volume perché mi stava trappando le orecchie, scusa. Infatti, no, non va bene. Rialza, per l'amor del cielo. Grazie. Questa puntata è per te perché parliamo di videogiochi. Tu sei una grande appassionata dei videogiochi. Sì. Così dicono. Così dicono. Tu hai fatto, e non l'abbiamo ancora visto. Lo vedrete martedì. Lo vedremo o non lo vuoi, non lo vuoi mostrare? No, mi ha detto fallo vedere, quindi. Vedremo il video. Realizzato come compito in classe, come compito, non compito in classe, di Lucia, in cui parla di videogiochi. Di cosa parla in questo video? Ma non tanto, solo di grafica, cose così. Sì, ma fai recensioni tipo? Sì, una specie. Bello, Dobbiamo anche hai. spiegare che compito è. L'avevamo già spiegato, in una puntata. Se non sono fan accaniti, non lo possono capire, piazza, Io ho capito, non c'è nessuno che sia un fan accanito, cioè dobbiamo essere inclusivi anche per chi non è accanito. Abbiamo praticamente. Lucia, sei più sintetica tu, parla. Sì, abbiamo. Il compito che avevamo era praticamente quello di realizzare un video, ok? Pensando sia alla parte video che alla parte audio. Quindi dovevamo scrivere colonna sonora e registrare il video. Io ho fatto una specie di finto TG che mi è andato molto bene quando l'ho fatto vedere in classe e sono stato molto contento che tutti abbiano riso. E porca miseria, grazie ai miei compagni di classe che hanno riso perché è stata veramente un'esperienza fantastica. È la prima volta che sento ridere qualcuno di così tante persone a qualcosa che ho fatto ed è stata un'esperienza veramente fantastica e mi sto aprendo con voi, con persone che non conosco. Piazza, cosa hai realizzato? Io ho realizzato una puntata di un podcast crime perché quando avevo avuto l'idea e ho impallinato con Indagini di Stefano Nazzi. Chi te l'ha fatto conoscere? Una persona che si chiama Zanotti, credo. Forse. Sì. Non lo Forse. conosci, è Non lo abbastanza conosco. antipatico Chi? comunque. Riccardo Zanotti si chiama, vero? Il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari. Mentre Lucia ci racconti un po' che cosa hai realizzato. L'ho già un po' spoilerato, però. Sì, praticamente ho fatto un video sui videogiochi, dicendo un po' cosa ne penso della grafica dei videogiochi che sono usciti nel 2023. E di quali videogiochi hai parlato? Hogwarts Legacy, L'hai One. giocato? L'hai giocato? No. Ah, Ah. Vai, dici. One Piece Odyssey, Final Fantasy XVI e Assassin's Creed Mirage. Ok, quindi sono giochi che. I giochi di cui parlo. Diciamo giochi, ovviamente stiamo parlando di videogiochi per un po' i boomer che ci seguono. I giochi di cui hai raccontato sono quelli che ti piacciono di più e che aspetti. Sì. Ok, e quindi conosco solo Hogwarts Legacy di quelle che hai detto. E ho riconosciuto due parole del resto, che è One Piece.
E quindi... Ma di questo ne parleremo. No, davvero? Sì. Che palle. Ma io vi odio. Stacchetto. Back from the Stacket. Parliamo di videogiochi in questa puntata, come abbiamo detto. E come abbiamo sempre fatto in questo podcast, quando si parla di cose un po' più così frivole, anche se i videogiochi in realtà non lo sono, perché ci sono videogiochi talmente importanti che non sono dei videogiochi, vengono chiamati sistemi, tipo Minecraft. Ma ne parliamo più avanti. Vorrei farvi una piccola analisi, ok? Una piccola storia di quelli che sono i videogiochi. Iniziano, la prima concept di videogiochi inizia tra gli anni 50 e 60, quando i primi giochi elettronici furono creati come semplici esperimenti scientifici o per l'intrattenimento degli scienziati. Quindi non erano stati pensati all'inizio per essere mandati al grande pubblico, ma lo sappiamo, in realtà tra gli anni 70 e 80 c'è il grande exploit dei videogiochi. Noi lo conosciamo in Occidente. Il primo videogioco che abbiamo mai e che anche i nostri genitori si ricordano è Pong. Ok, Lucia, tu sì, lo sai cos'è? Che cos'era Pong? Era quelle delle due strisce con la pallina, no? Esatto, esatto. Anch'io ci ho giocato. Anch'io ci hai mai giocato, Lucia? No. Molto divertente. È molto divertente. È così basico, ma comunque ti lascia un sentore di... Questo era il primo videogioco che hanno giocato tutti i nostri genitori. Tutti quelli con cui parlo, della generazione dei miei, stiamo parlando di generazione X e Y, ok? Non hanno assolutamente idea di che generazione stai parlando. Quelli dopo i baby boomer, ok? Hanno giocato ai videogiochi, anche un po' i boomer, ci sono entrati in quella fascia lì. Poi ovviamente li conosciamo tutti, Pac-Man, il primo videogioco con il joystick, no? Sì. E Pac-Man, quello in cui si giocava. Se chiedi a un nostro professore, lui ti racconterà la storia dei cabinati. E sappiamo tutti. Alcuni professori. Alcuni professori, io ne conosco uno che ce ne parla. Beh, sì, anch'io. E poi ovviamente i giochi in Formula Arcade. Lucia, quali sono i giochi in Formula Arcade? Boh, tipo Mario Kart. Quelli in cui giusto giochi nei cabinati, no? Sì. Che poi perché si chiamano arcade? Vabbè. Va bene, negli anni 80-90 i videogiochi si sono evoluti in giochi più sofisticati e complessi, come i platform game. Lucia, cosa sono i platform game? I videogiochi su piattaforme, no? Quelli... Quelli tipo Mario? Sì. Quelli in cui ci sono degli schemi, dei livelli, sì, che devi superare, no? Perché Pac-Man e Pong non hanno livelli. Non hanno livelli, vai avanti. Sì. Vai avanti. E i livelli di Mario, se non sbaglio, allora... Non ho fatto una premessa, io non sono un grande gamer, purtroppo, me ne pento, quindi vado molto per cultura pop quando parlo di videogiochi, non ho mai giocato a Mario, Super Mario ovviamente. No. Non ho mai giocato a Mario. Niente. Ma so che i primi giochi di Mario, i livelli erano rappresentati da proprio le isole, no? Sì. Tu arrivavi nelle isole e superavi il livello. In realtà non è vero. Ho giocato al primo Mario, il primo storico. Vabbè, poi la storia contemporanea la sappiamo con Nintendo, Sega, Sony, che hanno pubblicato i loro giochi, ovviamente le loro console. Sono arrivati negli anni 90 e gli anni 2000 le console. Lucia, su quale console giochi? PlayStation 4. PS4. Le più grandi console che abbiamo sul mercato sono... PS e Xbox. Io team Xbox perché PS è ancora incartata. Beh, c'è anche la Wii, comunque. È vero, però, permettimi, è molto meno venduta, o no? Beh, sì, però se dobbiamo citare... Ok, Lucia, è venduta, è tanto venduta la Wii? Credo di sì. Va bene, anche la Wii e la Switch... Non so se considera la console. Beh, sì, no, dai, è totale una console. Ho giocato anche con la Switch. Ad ARMS. Io voglio giocarci un sacco, ma costa troppo. No, non ci ho giocato. Ci ho giocato a casa di un amico. Salutiamo Edo, che ci ascolta sempre. Ciao Edo. Negli anni 2000 l'avvento di internet ha portato all'esplosione dei giochi online. Lucia, giochi online? A volte sì. Io non ho mai giocato online, tranne su mobile. Tranne che su mobile. Non è vero. Hai giocato al gioco di Babbo Natale degli elfi che si sparano. È vero. Vieni qua.
Io sono un grande gamer di quei giochi inutili. Inutili. E fatti male poi. Che non hanno senso di esistere. Ma io ogni Natale mi metto lì e gioco a Santa Claus 3D, una cosa del genere, in cui tu sei una squadra di Santa Claus che deve andare a una squadra contro gli elfi e si sparano. Piazza, quanto tempo abbiamo? È finito. Immaginavo. Stacchetto. Becchiamo dallo stack. Tu becchi così. Ho visto il microfono che andava avanti e indietro. Quale microfono che andava avanti e indietro? Il tuo. Ah. Vabbè, comunque se siete tornati dallo stacchetto, non so, vorrei dire. Io vorrei finire la storia un attimo dei videogames. Dei videogames. Dicendo che in realtà ho detto una stronzata. Ah sì? Sì, perché i... No. Strano, eh? Perché la console più venduta, ragazzi, è lui, eh? Vabbè. Il cellulare. Beh, sì, certo. Noi ogni giorno abbiamo... Io ho almeno 3 o 4 giochi sul mio telefono che gioco ogni giorno. E perché Going Balls è uno di questi? Dobbiamo parlare di Going Balls, cioè possiamo parlarne? Adesso vi faccio una piccola parentesi dei giochi che gioco io. Poi Lucia, ti chiederemo quali sono i tuoi preferiti e dirai, boh, non lo so. Non ne ho uno preferito, ce ne sono tanti. Il gioco che sicuramente nella mia vita ho giocato di più è appunto Going Balls. Racconta cos'è, perché e continuo a giocarci. È un gioco su mobile molto semplice, in realtà. C'è una palla e tu devi superare, è un platform game, solo che il fatto è che i platform si fermano più o meno al livello 20 più o meno lì, e quindi io sono al livello 3000 a rifare gli stessi identici livelli. E continui a giocarci. E mi piace. Quello è il problema, cioè, quello è il grave problema che hai. E mi piace. Ho giocato tanto anche a Minions Rush, ma chi non ci ha mai giocato? Porca miseria, che infanzia. Ma Angry Birds, ne vogliamo parlare. Sì. Sul tele. La storia. Angry Birds è veramente un gioco che ha fatto la storia insieme a Fruit Ninja. Sì. Lui, Angry Birds, Fruit Ninja e un altro gioco. Temple Run. Qual è? Come qual è? Ah no, forse ha fatto la storia della mia infanzia. Comunque è un gioco in cui c'è un tizio che sta correndo da un mostro tipo e devi curvare l'estra, sinistra, prendere monete. Subway Surfer, piazza. Esatto. È stato credo il... Sì, però c'è un altro credo gioco. Credo che sia stato il capostipite di quella corrente dei giochi. Comunque... Minions Rush era Subway Surfer con i Minions, sì. Cioè, ricordiamocelo. E credo che fossero tutti quanti parte di un filone. Io ho giocato uno di questi, non so se fosse il primo o meno. Sì, adesso anche Going Balls in realtà devi prendere le monete, quindi... Però in Going Balls non devi scappare. No, non devi scappare assolutamente. Ma anche i Minions in realtà non devi scappare, Però comunque il concept è quello. Quindi quello era il tuo gioco mobile preferito, Piazza? Allora, io giocavo tanto dai miei nonni. E avevano questo tablet con su quel gioco lì e in realtà poco altro, tipo un gioco... avete presente quel gioco in 2D con il tizio che va in macchina, deve... Ah, sono due pulsanti, il brake e il, no, il gas? No, ma io ho un ricordo. Joe Danger. Joe Danger. Gioco vecchissimo per iPhone, per telefono, che giocavo... Ho giocato quando avevo 7 anni e io mi ricordo nitidamente tutte le pause del mio viaggio in Zambia. C'era Joe Danger. Mi ricordo più Joe Danger dello Zambia. È un ricordo proprio nitido. E mi ricordo un bel gioco per... Io, come ripeto, io ho sempre giocato a giochi molto semplici su smartphone. No, Lucia invece giochi su smartphone? Boh, io di solito gioco tipo a Murder in the Alps. Ok, me l'hai fatto, ci ho vista che ci giocavi, sì. Durante l'intervallo in classe.
sì. E di che cosa parla? Parla di questa detective che tipo nel primo capitolo va in montagna e c'è un omicidio, tipo assassino sull'Orient Express. Sì, solo che in montagna non c'è un treno e non è Poirot. No, vai, tranquillo. E poi alla fine scopre chi è l'assassino. Immaginavo fosse questa la trama. Il gioco in realtà ancora credo più scaricato per mobile, credo sia Clash of Clans. Ah, sì. Penso di sì. Tutti ci hanno giocato prima o poi. Io no. Sai che cosa invece ci giochiamo? Ma che palle! Lo stacchetto. Vai, piazza. La line la dici tu questa volta. La line la dico io? Sì. Back from the stacket. Tornate allo stracchetto? Dallo stracchetto. Dallo stracchetto. Ma io volevo dire che il mio gioco mobile preferito. Ma non ti interessa, non ci interessa, ciao. Dobbiamo passare a parlare di console, ci mancano due stacchetti. Ho capito, però io volevo dire il mio gioco preferito. Vai. Il mio gioco preferito, che sicuramente ritorno a giocare, adesso no perché non ho molto tempo, è Brawl Stars. Io sono sì. Abbastanza bravo a Brawl Stars e boh, mi stavo bene. Io mi sono sempre sentito out da questo mondo, in realtà, perché non ho mai giocato. C'è un gioco? Allora, passiamo a parlare di console. Sì. Che console avete in casa? Ne ho tre. Dici tutto. PS1, PS2, PS4. Hai la PS1? Sì. Guarda che vale, Lo so. Porca vacca. Non l'hai comprata tu, era dei tuoi? Me l'ha dato mio cugino. Porca vacca. Guarda che la PS1 vale. Piazza? Io ho la Wii, la PS2 e una volta avevo la PS4, ma adesso se l'hai presa mio fratello perché la usa lui, perché noi non la usiamo. Anche se di fatto la console per questo sulla quale gioco più spesso è il PC. Io Xbox One S. No, Xbox Series Ah, scusami, anche le DS2. C'è una X dentro. C'è una X oltre alla Xbox. Sì. Ve lo metterò qua in grafica. Sì. E niente, queste ho. Che uso. No, è anche l'Xbox 360 che è lì chiuso in un armadietto. Forse l'ho venduta. Vabbè. Scuso, anche il DS2. Il Nintendo? No, forse è il DS1. Non abbiamo parlato del Nintendo. È importante il Nintendo. Avete avuto il Nintendo voi? Sì. Ce l'ho ancora a casa da qualche parte. Io no. Ci ho giocato un sacco. Io lo volevo fortemente. Ma non mi è mai stato concesso. Ma non mi è mai stato concesso perché sapevano che l'avrei usato 3 ore e poi non ci avrei giocato. Sì, quindi perché? Giustamente. Ma cosa si giocava sul Nintendo Mario? No, sì, si giocava tantissima roba, C'erano le schedine, tu compravi le schedine e c'erano sui giochi. Ma c'erano i Pokémon, c'era Mario, c'era la qualunque. Pokémon è di Nintendo, giusto? Sì. Facciamo un po' di chiarezza. C'è una grande faida tra Nintendo e un'altra azienda che si chiama Sega, giusto? O Sega? Sì, mi sembra. Che è la produttrice di Sonic. E di... Sega è anche di... Vabbè, ha fatto un sacco di giochi, Sega. Sì. Non potevi giocare sul Nintendo a Sonic, vero? Io sì. Come? E avevo la schedina con su Sonic. Ma nel senso che il Nintendo ti permetteva di leggere Sonic? Opa. Ma i giapponesi non sanno fare business. Ma non so, cioè magari era la versione un po' strana, un po' sus, che ti permetteva di giocarlo. Cioè, non lo metto in dubbio, ecco. Va bene, allora, parliamo di giochi preferiti. Era difficile Sonic, non riuscivamo mai a completarlo. Io ci ho giocato una volta, mi sono stunnato. Io non li capisco i giochi. Ma perché devo giocare sullo schermetto? Ma fammi giocare sulla... Vabbè. Parliamo di giochi preferiti per console. Parto io, perché ne ho pochi. Ok. Cioè, io ho giocato a Minecraft e facevo schifo. Come fai a far schifo a Minecraft? Non lo so. Però facevi schifo. Però facevo schifo. Ho giocato a GTA e ho ricominciato la storia per sbaglio. Ho giocato GTA 5, ovviamente. E il gioco invece in cui sono un filo più skillato è Battlefield 1. Il Battlefield ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Che è molto bello, ha una grafica pazzesca. E quello invece sono un filo più skillato. Se no ci sono anche... Come cazzo si chiama?
non Formula 1. Vabbè, vabbè, quello tipo delle auto da corsa. Io vorrei tanto, Need for Speed, scusa, non so parlare. Sì, tu non sai parlare. No, è un gioco, vabbè, con le auto vere. Io vorrei tanto avere un simulatore. Cioè, il mio sogno nella vita è avere un simulatore. Lo userei una volta, però vorrei avere un simulatore. E ho anche un gioco in cui si spara con gli aerei, che mi piace tanto e ci gioco spesso, però non mi ricordo il titolo, chiedo scusa. E ho giocato per tanto tempo a Lego Marvel Super Heroes. Quello è un must. Lucia. Velocemente, che poi c'è lo stacchetto. Allora, aspetta, falla parlare dopo. Mattiamo lo stacchetto un po' prima. Beh, come stacchetto, no, niente. E poi la facciamo, scusami, però. Sì. Stacchetto. Tornati dallo fantastico stacchetto. Lucia non ha mai detto tornati dallo stacchetto. È vero. La prossima puntata te lo facciamo dire. Vabbè. Lucia, vai nel tuo mondo, dici quali sono i tuoi giochi preferiti. Allora, io ho giocato un sacco di giochi, però ce ne sono ovviamente alcuni miei preferiti, tipo God of War 3, poi Final Fantasy 7 Remastered, e poi... Io di God of War conosco solo quello Valhalla. No, è Valhalla, quello è Assassin's Creed. Esatto. Chiedo scusa, Valhalla sapete perché lo conosco? Perché? Perché l'ho detto last line nell'intervista. No, God of War è quello di Kratos. Sì. Vai, Lucia, vai avanti, scusami. Vabbè, poi sì, c'è Assassin's Creed, Valhalla e Odyssey. Poi ho giocato anche un gioco di Spider-Man che avevo visto a un mercatino e l'ho comprato. Il gioco di Spider-Man è Spider-Man per PS4? Credo di sì. È quello bellissimo con la grafica? Ah, ok. Credo. Ok. Io ci ho giocato una volta, quel gioco lì da un mio amico, ciao Edo, che è il mio unico amico che effettivamente si intende di videogiochi. Ed è bellissimo. Io adoro Spider-Man per PS4. Ed è uscito anche Spider-Man Miles Morales. Che è il sequel. No, non è il sequel. È uno spin-off ambientato in un altro universo, però. Ed è uscito... Vabbè, tanta roba. Quindi quelli sono i tuoi giochi preferiti? Poi c'è anche Horizon Zero Dawn, che era... Bello. Non ho idea. Prima hai citato God of War. Sì. Mi capitano spesso sugli shorts di YouTube... Un ragazzo che parla molto, che è molto bravo e ti racconta tipo le cose dei videogiochi. E God of War è una delle saghe più belle, a quanto sì. pare. Di che cosa parla la saga di God of War? In breve. Boh, di questo dio che... Cioè, non lo sai, io ho giocato solo al 3 Remaster, okay. Quindi non so benissimo la saga. Da quello che ho capito è tipo, incomincia tipo dalla Grecia. Sì. E c'è questo dio, la Grecia. Che deve vendicarsi? Sì, contro Zeus. Contro Zeus. Va bene, piazza? Io non sono mai stato un giocatore troppo accanito, anche se vorrei, sono più uno da guardare video di gaming. Ma il mio gioco preferito della mia infanzia, e che ci gioco ciclicamente, è Ratchet Gladiator. Non lo conosce quasi nessuno. Non, infatti te lo volevo chiedere. PS2, che è bellissimo. È una roba di una semplicità disarmante. È semplicemente questo personaggio che assomiglia a un roditore spaziale, tipo, perché è ambientato nello spazio, che è in un'arena, perché è stato preso, catturato, messo lì, e deve superare tutti i livelli dell'arena fino ad arrivare al livello finale e trovare la maniera di uscire. È di una semplicità disarmante, la storia disarmantemente semplice, ma io lo adoro. Vogliamo parlare dei giochi di Batman? Belli. Io ho visto solo giocarci. Ho visto i gameplay. Devono essere belli gli Arkham Asylum, no? Sì. Gli Arkham, quelli della serie Arkham. Sì. Io non so di che cosa sto parlando. Forse ci converrebbe chiudere la puntata. Che ne dite? Bambini. Vi ringrazio di essere stati in questa puntata, ragazzi. Ringraziamo Lucia. Prego. Ringraziamo... Scherzo. Ringraziamo Piazza. Grandi, Stai attaccato al microfono quando Grandi, parli. Eh? Sì, per le povere orecchie. E grazie a voi di averci ascoltato anche questo giorno, questo dì. Speriamo che la vostra settimana vada bene. State lontani dai guai. Ciao. 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 Ciao.